Questa è la settimana della presentazione in grande stile della nuova Lancia Delta. Noi eravamo alla Reggia di Venaria quando le luci si sono accese su quello che vuole diventare il modello della svolta del marchio. E ne abbiamo anche impugnato il volante per assaggiarne l'inconfondibile natura sportiva che strizza l'occhio all'illustre passato. Nomen omen, dicevano gli antichi, e già il suo nome vuole infatti essere il biglietto da visita di un'essenza diversa, differente. La nuova Delta è la prima auto del nuovo corso Lancia, quello che, pur strizzando l'occhio alla gloriosa tradizione, concentra ora nella sua berlina valori forti e innovativi, italianità, eleganza e carattere. I punti di forza di Delta sono ben individuati, a cominciare dal suo posizionamento in termini di dimensioni. Compatta esternamente come una media, grazie al passo notevole e ad una distribuzione intelligente dello spazio interno, la nuova Lancia offre un'abitabilità da automobile di categoria superiore. I sedili della seconda fila scorrono all'indietro fino ad organizzare una confortevole postazione limousine, senza mai pregiudicare la capienza del bagagliaio. Questa nuova Delta rappresenta la prima auto del secondo secolo di vita della Lancia, è un'auto molto importante per noi, è la prima grande novità da tanti anni, è importante perché si inserisce in un quadro di mercato molto interessante, è un'auto che si inserisce a cavallo un po' tra due segmenti, quello che chiamiamo C e D, che sono quelle delle berline medie, sono 6 milioni di clienti in Europa, dunque potenziali per quest'auto, dunque è l'auto che ci permetterà di tornare a fare grandi volumi. L'approccio è un po' lo stesso della precedente Delta, un'auto molto sportiva. Questa qua che stiamo guidando è un diesel biturbo 190 cavalli che fa 0-100 in 7,9 secondi, dunque una macchina della guida sportiva ma anche molto confortevole, molto raffinata, molto abitabile e dallo stile assolutamente particolare che si farà probabilmente notare. Ci sono effettivamente un altro motore diesel da 165 cavalli, totalmente nuovo, è la prima applicazione nel gruppo di questa motorizzazione, un 120 cavalli diesel e poi tre motori benzina, di cui due subito disponibili, il 120 1.4 turbo e un 150 cavalli 1.4 turbo. Poi un po' più avanti arriverà un 1.8 turbo da 200 cavalli, dunque molto sportivo, accoppiato anche a un cambio automatico a 6 rapporti. Lanceremo la Delta con uno spot penso molto bello, molto particolare, che mette in scena Richard Gere, dunque va in onda fra una settimana da oggi, dunque entro poco. E previsioni di vendita? Sono di 70.000 auto all'anno in tutto il mondo, in Italia 35.000 in anno completo, dunque ha vocazione di essere assolutamente leader nel suo segmento, se come speriamo incontrerà lo stesso successo che hanno in questo momento sia la Y e la Musa, due Lancia che sono già ai vertici delle loro categorie rispettive in Italia. Oltre ad una pila di grande impatto, nutrito esternamente da linee morbide e sensuali, dagli sbalzi decisi e all'interno da linearità e cura del dettaglio, a dare la marcia in più a Delta sono anche tutte le dotazioni tecnologiche che ne affollano il corredo. Le sospensioni valutano le condizioni del terreno adattandosi al meglio per isolare l'abitacolo da disturbi esterni. Il futuristico ESP in coppia con lo sterzo elettrico attivo ottimizza l'handling e suggerisce con discrezione al guidatore la manovra corretta. E ancora, non mancano l'avviso di superamento involontario di corsia e il sistema di parcheggio automatico. La commercializzazione di Lancia Delta parte il 21 giugno. Il listino oscilla tra i 21 e i 30.000 euro.